Oggi abbiamo concluso il progetto Food for Minds anche nella vostra scuola, l'Istituto Alberghiero Carlo Porta. E com'è andata? Allora, direi che è andata molto bene. Gli studenti si sono mostrati estremamente interessati alle varie fasi del progetto e i docenti hanno seguito con entusiasmo il progetto stesso e direi che il desiderio è di replicare questo progetto per altre sezioni. Da che momenti secondo lei o che incontri hanno coinvolto maggiormente i ragazzi? Allora, sicuramente l'incontro col Food and Beverage Manager, che ha portato molto entusiasmo perché è una figura abbastanza nuova, trasversale sia al settore cucina che al settore sala. E l'altro momento che ha riscosso estremo successo è stato l'incontro sull'utilizzo dei social per la ricerca dei posti di lavoro. I nostri ragazzi sono già estremamente proiettati nel mondo del lavoro e quindi ovviamente sono interessati a questa nuova modalità di ricerca dell'occupazione. Si è concluso il progetto Food for Minds. Com'è andata? Bene, è andata bene, è stato interessante, è stata una bella sfida secondo me, perché è iniziato il rapporto Setti Carraro Manager Italia un po' per caso, in seguito a un articolo apparso sul Corriere della Sera. Siamo stati accettati nel progetto pilota e quindi abbiamo partecipato per quasi 2 anni scolastici al progetto. È stata una bella esperienza, è stata per noi legata alla quinta liceo classico, una classe normalmente non abituata a questo tipo di esperienza. Ormai la legge lo impone, ma per i ragazzi più giovani. Che incontri secondo lei hanno coinvolto maggiormente o entusiasmato maggiormente i vostri ragazzi? Allora, sicuramente in assoluto quello che ha avuto maggior successo è stato fatto quello non realizzato a scuola. Ovviamente quando i ragazzi hanno potuto uscire dalla scuola, provare a incontrare dirigenti o comunque professionisti al di fuori dell'ambito scolastico. Sono state comunque molto apprezzate anche le lezioni qua a scuola, le lezioni che ovviamente sono più facili da organizzarsi perché in tempi più ristretti. Sicuramente il dottor Romanelli di networking è stato quello in assoluto più votato, ha dato forza, ha dato stimolo, ha dato, come dire, entusiasmo. Certamente Master Coder, l'uscita Master Coder, anche se fatta in pieno inverno, 2 giorni prima delle vacanze di Natale, eccetera, è stata particolarmente gradita. Tra tutti gli incontri che sono state, tutte le giornate che sono state fatte, quale si ricorda in particolare che magari ha coinvolto maggiormente i ragazzi? Allora, io ritengo che sicuramente le attività dove loro si sono più messi in gioco, le attività partecipative, dove loro effettivamente hanno potuto risolvere un problema, sono state quelle assolutamente le attività di maggiore successo. Quindi tutte le attività che abbiamo svolto con l'azienda Nadella, che è l'azienda che è stata assegnata a noi come classe, quelle dove io come insegnante ho potuto partecipare innanzitutto alla progettazione dell'attività da svolgere e dove loro si sono sentiti chiamati in causa in maniera più diretta. Come vede il mondo del lavoro in futuro, quindi il mondo del lavoro a cui andranno incontro questi ragazzi? Allora, in questo caso particolare, per questa classe, per molti di questa classe, il mondo del lavoro è un pochino lontano, perché molti di loro andranno all'università. Sicuramente anche poi nel percorso dell'università io tenderei a tenere sempre insieme le due cose, cioè la formazione sul campo con la formazione di quella, diciamo, più tradizionale, più scolastica.